Wow ragazzi e bentornati, oggi vedremo l'Hydra. Arma d'assalto idraulica, arma ibrida che spara un grappolo di proiettili con una capacità di respinta nettamente superiore a quella di un fucile d'assalto, ma con gittata e concentrazione dei danni superiori a un fucile pesante. Perché sì ragazzi, per chi di voi si stesse confondendo, anche l'Hydra è un fucile d'assalto, non è un fucile a pompa, quindi non è un fucile pesante. È un'arma d'assalto, come la nota dolente, come lo schioppo, è un'arma d'assalto. Utilizza le munizioni pesanti che vengono nella maggior parte dei casi utilizzate sempre dai fucili pesanti, appunto dai fucili a pompa, e diciamo che per questi due motivi anche quest'arma viene facilmente confusa con appunto un fucile a pompa. Ma così non è ragazzi. L'Hydra ha una dimensione caricatore da 10 colpi, una cadenza di tiro di 2,25, ciò significa che spara più o meno poco di più di 2 colpi al secondo, e diciamo che visto comunque il suo caricatore, visto come si utilizza l'arma e visto che comunque possiede diciamo un bel danno critico, il suo maggior potenziale viene appunto raggiunto diciamo rimuovendo il livello critico, quindi andando a inserire 2 perk di danni critici e andando ad utilizzare quest'arma diciamo col rio primo colpo, con una build anche col totalmente rock. In questo video vedremo nello specifico proprio rio primo colpo, poi può essere che vedrete anche qualche clip con qualche altro eroe, ecco. In quel caso sappiate che nel momento in cui utilizzo quest'arma con rio primo colpo sarà per caso senza livello critico, quindi sì, i primi 6 colpi saranno sempre critici a patto che comunque abbiamo appena ricaricato, e i restanti 4 se non triggerati niente, non saranno critici. Quando vedrete invece questo Hydra abbinato ad un altro eroe sarà un Hydra normalissimo con livello critico e danni critici. Comunque diciamo che utilizzarla con rio primo colpo, quindi sfruttando maggiormente i primi 6 colpi e andando a ricaricare l'Hydra quante più volte possibili, perché appunto ogni volta che ricarichiamo abbiamo il 100% di probabilità di colpo critico per i prossimi 6 colpi nel caricatore, quindi 6 colpi su 10 che poi siano i primi 6 che entrino tutti critici, diciamo che è un aspetto molto positivo. Se poi andiamo a percare quest'arma appunto come vi ho fatto vedere con il doppio danno critico, riusciamo a ottenere quello che è il suo massimo potenziale. Un lato negativo di quest'arma è forse la cadenza di tiro, in quanto molte volte utilizzarla diciamo con build differenti oppure con il grido di guerra farà sì che vi farà vedere veramente come è possibile portare quest'arma diciamo con cadenza di tiro, però ecco, così facendo diciamo che sacrificheremmo troppi danni, quindi il mio consiglio è sì, utilizzate la cadenza di tiro sfruttandola col grido di guerra e tutto qua, oppure potete sempre fare le build di eroi con Dante d'assalto urbano piuttosto che Giannesi Milite Teschio, e così andare a sfruttare diciamo la cadenza di tiro aumentata dopo la ricarica piuttosto che dopo i colpi in testa. Mi ricordo appena cominciai a giocare a Salva al Mondo che l'Hydra più Giannesi Milite Teschio era appunto il meta più fruibile dai giocatori, no? Diciamo che quest'arma l'hanno sempre messa nel negozio, quindi prima o poi chiunque l'avrebbe ottenuta, e utilizzata con Giannesi Milite Teschio, che all'epoca era ancora il sistema di eroi vecchi, quindi non è neanche giusto fare un paragone con questo nuovo sistema di eroi, però mi ricordo che aumentando la cadenza di tiro dopo i colpi in testa, perché funzionava ancora così, mi ricordo che l'Hydra diventava veramente piacevole da utilizzare in quella circostanza. Oggi comunque possiamo contare su build di eroi praticamente infinite, possiamo scegliere se aumentare la probabilità di critico al 100%, se la cadenza di tiro, se invece il danno critico, se la dimensione caricatore, faccio un esempio anche se non c'entra praticamente nulla con l'Hydra, no? Giusto per rendervi chiaro il concetto in testa. E che dire, comunque devo dire che il suo bel danno lo fa, è un po' frustrante magari nel momento in cui sparate il primo colpo dopo qualsiasi altra cosa fatta, se è passato tanto tempo dovrete per forza magari sparare il primo colpo, ricaricare e poi iniziare a sparare per triggerare la probabilità al colpo critico di Rio, ma questo è più un problema di Rio primo colpo più che dell'Hydra, no? Diciamoci la verità. E poi gli ultimi 4 colpi che appunto non avendo il livello critico non entreranno praticamente mai critici, diciamoci la verità. È possibile che ogni tanto qualche critico vi entri fortunatamente, ma nella maggior parte delle situazioni vi dico che non vi entrerà. Una nota d'onore va invece alla sua ultima perk. Le eliminazioni con colpo alla testa causano un'esplosione che danneggia i nemici nel raggio di 0,5 unità per un 30% dei danni dell'arma. Quindi abbiamo praticamente un'esplosione che danneggia i nemici nell'area di 0,5 unità
per i danni che abbiamo inflitto con quel tipo di danno, quindi se entra critico è un conto, se lo uccidiamo senza un critico è un altro. Ovviamente l'esplosione si verifica se uccidiamo l'abietto in testa, altrimenti non si verificherà nessuna esplosione. E questa perk, diciamo che rende quest'arma, che di per sé è un'arma a bersaglio singolo, la rende non tanto un'arma d'aria, perché poi in molte situazioni non è che riuscirete a sfruttarla come un lanciarazzi, cioè parliamoci chiaro, però ci darà quella spinta in più ogni tanto per i piccoletti, magari quando ci pushano in quantità, ne uccidete uno in testa e boom, spariscono tutti quanti, no? Nel caso invece di abietti più grossi, tipo cicciotti, bombaroli, scudieri, eccetera eccetera, beh, ucciderne uno in testa e causando l'esplosione farà sì che comunque quelli zombie di fianco riceveranno comunque un po' di danno e voi sarete più facilitati nel buttarli giù una seconda volta. D'altra parte è comunque un'arma a bersaglio singolo, quindi nel momento in cui arriva lo smasher non dovrete aver paura di sparare. Se poi percata con il doppio danno critico e quindi con Rio, ogni volta che ricaricherete, magari col grido di guerra che aumenta la cadenza di tiro, sparate tutti quei colpi allo smasher, beh, devo dire che la sua quantità di danni notevole ovviamente ce l'ha. Comunque, detto tutto questo, ricordatevi che è un'arma del set idraulico, uno dei set con più impatto e respinta di tutto il gioco, quindi l'idra, essendo un assalto, possiede un impatto che è veramente gradevole. Certe volte riuscirete a buttare il zombie praticamente indietro, e questo non è da sottovalutare. Comunque con un assalto è molto comodo in molte circostanze, ve lo assicuro. Però ecco, appunto, possiamo dire che le armi idrauliche, purtroppo avendo questo impatto e respinta così elevato, vanno a perdere un po' sul loro potenziale. Questa è una cosa che comunque dobbiamo sempre tenere a mente. Per esempio lo schiantadiga, in assoluto il lanciarazzi con più respinta di tutto il gioco. Non sono sicuro dell'impatto, però quello che a me interessa sinceramente è la respinta, e che comunque respinga ad ogni colpo, e vi assicuro che lo schiantadiga lo fa fino al livello 600 tranquillamente. Però come danni ovviamente possiamo optare sempre per qualcosa di meglio, per esempio il piccolo aiutante di Babbo Natale, e questo discorso vale anche sull'idra, vale su tutto il set idraulico. Io ragazzi spero di essere stato abbastanza chiaro. Sì, è il secondo video che porto sull'idra, in quanto il primo lo portai come primo video sul mio canale, quindi pensate un po', questo diciamo che è un po' il video rifatto meglio, ovviamente con tutte le build di eroi nuove, perché all'epoca non c'era neanche tutto questo discorso. Quindi questo video per me segna anche un paletto raggiunto, no? La mia evoluzione su YouTube, il modo in cui ho cambiato io di editare i video, anche i video stessi in sé sono molto cambiati nel corso della mia carriera su YouTube, e io ragazzi ci tenevo molto molto a ringraziarvi tutti quanti per tenermi compagnia in questa avventura. Io per oggi comunque non posso fare altro che salutarvi. Questa settimana vi aspetto in live, ricordatevi che comunque avremo dei contenuti nuovi, si spera, anche per le avventure. E niente ragazzi, per il video di oggi finisce tutto qui. Noi ci vediamo alla prossima. Bella bella! I wish to stop.